Purtroppo negli ultimi giorni c'è stato un salto dei contagi notevole, viene ormai dagli ultimi 10 giorni questo focolaio che in qualche modo si è sviluppato dentro le classi delle scuole medie ed ha portato un po' al diffondersi anche nei locali familiari e quindi anche purtroppo nelle scuole elementari. E oggi invece abbiamo l'opportunità di fare questo screening, di cui ringrazio Regione Toscana, ANCI, tutte le associazioni che sono qui di volontariato a lavorare, la stessa azienda, perché ci permette di fare un tracciamento serio sulla nostra popolazione e permettere magari fra qualche giorno, quindi in settimana prossima, di rimandare a scuola i nostri ragazzi in sicurezza e questo anche per evitare invece misure ancora più stringenti, perché purtroppo abbiamo visto che abbiamo con un caso di variante inglese, quindi facilmente più che si propaga in modo più facilmente, credo che il rischio di un contagio forte fosse veramente alto. È necessaria una proroga dell'ordinanza per quanto riguarda la chiusura delle scuole? L'ordinanza, il provvedimento sarà un provvedimento del Presidente Eugenio Giani che abbiamo concordato ieri mattina, dato i numeri che abbiamo valutato che appunto anche questa settimana era necessaria la chiusura delle scuole del nostro comune di ogni ordine e grado. Io provvederò anche alla riconferma dell'ordinanza della chiusura di parchi e giardini perché credo sia importante in questo momento anche la consapevolezza delle famiglie, dei ragazzi, di tutta la popolazione che non andiamo a scuola ma non possiamo assembrarci neanche in altri luoghi. Che come Commissione Sanità stiamo seguendo questi screening che sono di grande utilità, perché per contrastare il virus occorre individuarlo ed isolarlo. Quindi laddove ci sono dei segnali di aumento del contagio, queste operazioni sono molto utili e ho visto che la popolazione aderisce anche con un buon numero. Questo ci consentirà appunto di poter individuare anche i positivi asintomatici e quindi di poter intervenire per evitare la diffusione del contagio. Le altre misure, come la chiusura delle scuole, come in altre realtà della Toscana, anche delle individuazioni, delle dichiarazioni di zona rossa, come in questo momento sta avvenendo nella provincia di Pistoia, sono altre soluzioni proprio tese ad evitare che il contagio riparta e che poi magari dobbiamo piombare in misure più stringenti che possono riguardare tutta la regione. Tutto questo è molto utile, ma molto utile è una massima attenzione da parte della popolazione con atteggiamenti rigorosi, la mascherina ovviamente va portata, evitare situazioni di maggiore assembramento in attesa che il piano vaccinazioni stia andando avanti, perché quella poi sarà la soluzione che permetterà a tutti noi di poter tornare ad una vita normale e soprattutto anche alla ripresa delle attività economiche, che sono un altro aspetto importante che deve poter ripartire. La collaborazione che esiste tra la regione e le amministrazioni locali, l'attività dell'azienda sanitaria, di tutti i medici, di tutti i volontari che anche qui questa mattina sono presenti e stanno consentendo lo svolgimento di questo screening nella maniera più ordinata e più fattiva, credo che sia un altro aspetto che dobbiamo sottolineare, perché questa grande collaborazione è un altro degli aspetti fondamentali per poter avere efficacia nel contrasto a questa pandemia. Sono presenti entrambi, sia un medico di medicina generale che un pediatra, che stanno dando una mano agli operatori della USL nel fare i tamponi, ma soprattutto il significato è la vicinanza alla popolazione, come dire, anche un modo per sollecitare la partecipazione a questo screening che sappiamo essere importantissimo, insomma, perché abbiamo bisogno di uscire velocemente da questa situazione. Quante persone sono previste qui a Lucignano in questi 2 giorni? Dunque, fino a stamattina noi avevamo 860 prenotazioni di tamponi, che per un comune così piccolo è un'adesione abbastanza alta. Quindi, considerando poi quelli che sono già stati fatti per lo screening nelle scuole e quant'altro, quindi abbiamo veramente un'adesione particolarmente importante.